Fantasia, fiori, piante e addobbi. La musica dei fiori per tutte le occasioni. Faded wedding photograph, you and me in our first dance. Our eyes are closed, we're lost in one sweet. Fantasia, a Teramo, via Duca d'Aosta 18. Lucci Arrosticini, azienda certificata CE, opera sul mercato da oltre 20 anni per soddisfare le esigenze dei consumatori, di hotel, ristoranti, centri di distribuzione, supermercati e collettività. Lucci Arrosticini effettua consegne con mezzi propri. Lucci Arrosticini è a Castilenti e Marina di Città Sant'Angelo. Iper, la grande I, Pescara Nord. Conviene fermarsi. Gruppo Quartiglia si posiziona come uno dei partner di riferimento per chi opera con professionalità e competenza nel campo della ristorazione commerciale e collettiva, dell'ospitalità e dell'enogastronomia. Il Gruppo Quartiglia è presente su tutto il territorio nazionale e ha iniziato a varcare i confini italiani servendo località come Monte Carlo, Nizza e Cannes. Il portfolio prodotti, suddiviso in 10 aree merceologiche, profondo, selezionato e costantemente aggiornato in base ai trend del mercato, annovera oltre 18.000 referenze fra alimentari e attrezzature. Quartiglia S.p.A. da oltre 25 anni al servizio del food service. Il gruppo Palestini da oltre 60 anni si occupa di produzione, lavorazione e del commercio di prodotti ortofrutticoli. Oggi l'azienda è leader di settore in Abruzzo e vanta 2 piattaforme di distribuzione all'ingrosso e 8 punti vendita al dettaglio specializzati. Siamo presenti con i nostri punti vendita diretti a Silvi, Villa Rosa, Pineto, San Benedetto del Tronto, Sant'Egidio alla Vibrata, Atri, Musciano Sant'Angelo, Nereto. Nel solco dell'autentica tradizione enologica abruzzese, che sa ancora di antico, Cantine Torri lavora le migliori uve per una produzione di vini di gran pregio. Montepulciano d'Abruzzo DOC e DOCG, Cerasuolo, Pecorino e Passerina Spumante. Vendita in tutto il territorio nazionale con consegne immediate. Venite a trovarci per assaggiare ed acquistare anche il nostro olio. Cantine Torri, appassionati per il vino dal 1966. Magic.
Buongiorno all'Abruzzo che cucina, siamo a venerdì, quindi fine settimana, che da noi significa pesce. Guardiamo la scheda del nostro meraviglioso cantiniere. Marcello è uno chef perché cucina, però il suo animo è quella del cantiniere cuciniere, voglio dire, la mia missione è quella di promuovere la cucina teramana, l'antica cucina teramana, in particolare quella delle cantine. Chiaramente per fare questa cucina bisogna avere appunto questo animo di cantiniere che io ho avuto modo nella mia infanzia di conoscere, perché sono nato qui a Porta Romana, qui c'erano 7 cantine. Sette cantine dove si cucinava e si cucinava bene, lo si sentiva dai profumi per le strade, poi era un luogo di passaggio appunto dove i viandanti si fermavano e venivano apposta per mangiare nelle famose cantine teramane. Marcello Schillaci della cantina di Porta Romana di Teramo. Ciao Manuela. Buongiorno Marcello. Allora, abbiamo detto già ieri, le settimane con te volano. È la terza settimana, ma sembra ieri, Marcello, che ci siamo conosciuti. Hai ragione. È vero? Sì, sì. Allora, il venerdì pesce. Oggi un bel piatto, semplice, ma molto semplice, anche efficace. Perché oggi i costi sono un po' lievitati, ma in altre epoche costava veramente pochissimo. Immagino. Sia l'alice che il tonno. Alice oggi e facciamo tonno. Un classico alice e tonno, diciamo, per chi non si poteva permettere il pesce, certo. Li piegava appunto su questi due prodotti. O sul baccalà o su questo piatto. Bene, allora. Il piatto è semplicissimo da fare, ci vuole più a trovare gli ingredienti che il tempo di cottura, sì. Reale. Va bene. Allora, ovviamente ringrazio Regal e Iper per averci fornito i prodotti che vedete. Andiamo a cominciare. Andiamo. Allora, solito olio di oliva, buonissima. Bene. Allora amici, facciamo un riassunto di questa settimana. È stata una settimana un po' diversa dal solito perché abbiamo parlato di ricette molto antiche, anche povere, perché con Marcello abbiamo fatto un'analisi dei tempi che sono, quindi della crisi economica in cui tutti ormai ci siamo ritrovati. E allora, come far fronte a questo problema? Magari riproponendo piatti così antichi ma così semplici da essere ovviamente economici. Molto economici. Molto economici. Allora Marcello, mi aiuti a ricordare quello che abbiamo fatto? Abbiamo cominciato con... Aspetta, lunedì cosa abbiamo fatto? Erano le... I tubetti con le ciaffe. Ah, i tubetti con le ciaffe. Ovvero i tubetti con il cavolfiore. E poi vabbè, abbiamo fatto una frittatina con sugo che abbiamo chiamato uovo a trippa. Uovo a trippa, sì. Ecco. Poi abbiamo fatto i fegatini. Abbiamo fatto lupano in galluccio. Pane in galluccio, che sarebbe pane ammorbidito nell'acqua con peperoncino. Più economico non c'è. Infatti, meraviglioso. Però anche di gusto primeggia fra questi piatti poveri, il pane in galluccio, specie per chi poi ci lega anche il ricordo, no? E allora certo. Diventa un piatto straordinario. Sì, che alla fine è talmente così buono il ricordo che... Poi, come ho detto, io l'ho provato su di me perché era un piatto veramente nutriente, in particolare d'inverno. E ci facevi merenda quando eri più facevo piccolino. Merenda, ma cioè lasciavamo da giocare, andavamo a casa, si mangiava appunto... Avevate proprio fame di pane? Sì, sì, perché poi all'epoca si correva, si giocava sulla strada, per cui lo spreco energetico nei ragazzi era tantissimo. Certo. E dopo una mangiata appunto, una merenda fatta con lo pane in galluccio, ritornava questa vigoria che... ci serviva per sé per arrivare alla serata, no? Un integratore. Perciò, voglio dire, così. Nonostante la sua semplicità è un piatto estremamente energetico. E lo abbiamo apprezzato. Apprezzatissimo. Bene, ricordiamo agli amici che se si fossero persi queste puntate le possono recuperare sul nostro sito, alla pagina dei programmi, la sezione L'Abruzzo che cucina. Poi abbiamo fatto la pesta salsiccia, abbiamo fatto gli gnocchi con sugo ricastrato e oggi siamo approdati. Venerdì, pesce. Venerdì a questo piatto. Allora, abbiamo messo l'olio. Allora, olio. Aglio? Sì. Facoltativo, io ci metto il lauro, però è facoltativo, ci può mettere il rosmarino o no, quello diciamo a me piace. A te questo piace odore molto l'alloro, che diciamo armonizza il tonno è la... Poi mettiamo le cipolle.
Mettiamo le alici. Ecco, mi dai un po' di dosi, Marcello? Allora, le alici, 7-8 alici. 7-8 alici. Anche un po' di meno, poi dipende sempre dal gusto di casa. E per il tonno? Per il tonno 200 grammi per 4 persone. Per 4 persone, ve lo ricordiamo, noi diamo sempre gli ingredienti per 4. Metterei una puntina di origano. Ecco l'origano, d'essetta aromica. Anche oggi andiamo ad utilizzare questo prodotto disponibile da Quartiglia per gli chef. E adesso andiamo a mostrarvelo. Eccolo qui. La cipolla si sta indorando. Adesso mettiamo tonno. Il tonno. Piatto anche estremamente veloce. Velocissimo, soprattutto per chi ha fame in poco tempo. Io devo dire che le alici le adoro, Marcello. Beh, ma sono buone, hanno sapore. Poi ce li portiamo dietro dai tempi romani, insomma. Non è mica poco, eh? Questa è una ricetta che ti ruberò, perché di solito faccio le alici sciolte col pan grattato e poi buttato nella pasta. Però bianco, sì. Eh sì. Quindi questa devo dire che può essere una valida alternativa, sì, al mio solito piatto di pasta con alici. Ecco, intanto vi mostriamo l'Iper, sempre in attività. Vi ricordo ancora una volta che la nostra location è stata spostata di pochi metri, siamo proprio al centro dell'ipermercato, siamo vicini al banco frutta, al banco salumi. Guardate quanta gente oggi all'Iper. Beh, ovviamente è venerdì e quindi diciamo che è il momento giusto per rifare la spesa. Chiaramente qui non mettiamo il sale. Beh no, le alici fanno tutto da sole, no? Mettiamo la salsa. Pomodoro. Allunghiamo con un po' d'acqua. Ecco qui. Adesso, come si dice, una dolce attesa. La dolce attesa. Va bene, allora è il momento della pubblicità. Ci fermiamo, restate con noi. The Urio Kitchens. Luce Arrosticini, azienda certificata CE, opera sul mercato da oltre 20 anni per soddisfare le esigenze dei consumatori di hotel, ristoranti, centri di distribuzione, supermercati e collettività. Luce Arrosticini effettua consegne con mezzi propri. Luce Arrosticini è a Castilenti e Marina di Città Sant'Angelo. Iper, la grande I, Pescara Nord. Conviene fermarsi. Il gruppo Quartiglia si posiziona come uno dei partner di riferimento per chi opera con professionalità e competenza nel campo della ristorazione commerciale e collettiva, dell'ospitalità e dell'enogastronomia. Il gruppo Quartiglia è presente su tutto il territorio nazionale e ha iniziato a varcare i confini italiani servendo località come Monte Carlo, Nizza e Cannes. Il portfolio prodotti, suddiviso in 10 aree merceologiche, profondo, selezionato e costantemente aggiornato in base ai trend del mercato, annovera oltre 18.000 referenze fra alimentari e attrezzature. Quartiglia S.p.A. da oltre 25 anni al servizio del food service.
Gruppo Palestini da oltre 60 anni si occupa di produzione, lavorazione e del commercio di prodotti ortofrutticoli. Oggi l'azienda è leader di settore in Abruzzo e vanta 2 piattaforme di distribuzione all'ingrosso e 8 punti vendita al dettaglio specializzati. Siamo presenti con i nostri punti vendita diretti a Silvi, Villa Rosa, Pineto, San Benedetto del Tronto, Sant'Egidio alla Vibrata, Atri, Musciano Sant'Angelo, Nereto. Nel solco dell'autentica tradizione enologica abruzzese, che sa ancora di antico, Cantine Torri lavora le migliori uve per una produzione di vini di gran pregio. Montepulciano d'Abruzzo DOC e DOCG, Cerasuolo, Pecorino e Passerina Spumante. Vendita in tutto il territorio nazionale con consegne immediate. Venite a trovarci per assaggiare ed acquistare anche il nostro olio. Cantine Torri, appassionati per il vino dal 1966. Rientriamo con il nostro Humphrey Bogart. Questo è il prezzo che mi fanno pagare ogni volta per cucinare. Allora Marcello, siamo pronti per la pasta? Sì. Ovviamente andiamo ad utilizzare degli spaghetti Regal e quindi ringraziamo la Regal per i prodotti che ci fornisce puntualmente per le nostre ricette. Eccoli qui. Stiamo realizzando spaghetti con tonno e alici. Ecco qua, facciamo vedere magari Marcello a casa, eh? Allora abbiamo messo 200 grammi di tonno, 6 alici, olio, aglio, alloro, origano, pomodoro, cipolla e una puntina di origano. È una puntina di origano che non guasta mai, l'abbiamo detto. Quella dell'origano è un po' una mia, diciamo, non come si può dire, il fatto che è una tua particolarità, ti piace? Particolarità, ma ha una ragione di essere questa particolarità, perché il mio padre era siciliano, era di Catania. Sì. E allora, diciamo, nei suoi sughi non mancava mai una puntina, da buon siciliano, una puntina di origano. Sappiamo che la cucina siciliana è molto saporita, quindi. Sì, è che comunque, diciamo, c'è sempre stato bene, c'è un'aggiunta migliore a quello che è il nostro normale. Che ma l'origano mi piace molto, devo dire. Sì, ma nel tempo, diciamo, è diventato di uso comune. Beh, nelle sì, case. Ormai, specialmente da noi, perché comunque da noi si usa tantissimo. Marcello, allora, visto che è l'ultimo giorno, io vorrei ricordare il fatto che tu hai un sito, perché mi piaceva dirlo questa cosa, però voglio anche ricordare il tuo DVD, perché mi piace molto questa cosa, Marcello, perché sono sicura che a casa questa cosa piacerà. Hai realizzato un DVD con le antiche ricette teramane. Sì. Chiaramente non limitandoti solo alla semplice ricetta, ma fornendo una storia, no, anche del sì, piatto. Anche dei dati storici. Ecco, abbiamo detto in questo DVD ci sono tutti i piatti tipici della nostra regione, il mangio dal timballo, la tripa, le mazzarelle, no? Sì, sì, sì. Cos'altro c'è che io non mi ricordo? Beh, le scherpelle in bosso, la spezzatina, veramente c'è completo. Bene, allora, che dire? Molti primi, molti secondi, gli arrosti, gli antipasti. Allora, ricordiamo a tutti gli amici a casa che possono acquistare questo DVD presso la tua cantina di Porta Romana a Teramo, oppure c'è anche il sito, la cantina di Porta Romana.it, dove potrete acquistare online, perché Marcello è così, è moderno e quindi si è adattato ai tempi e quindi anche alla vendita online. E va bene, poi però che dire che Marcello, al di là del DVD, è già stato nostro ospite per 3 settimane, quindi un importantissimo archivio è custodito all'interno della sezione dell'Abruzzo che cucina su tv6.it, cercate le puntate, perché insomma con Marcello abbiamo dato vita a moltissimi piatti. Io posso dire che sono stato molto felice di questa esperienza, perché al di là di un aspetto strettamente personale, comunque mi piace cucinare, mi piace farlo e anche farlo vedere, ma devo dire che c'è stato un riscontro incredibile. Vero, dillo sì, Marcello, sì. Dillo, ci fa piacere. Sono venuti un po' da tutte le parti di Abruzzo a trovarmi. Hai visto che bello. Ho molti messaggi sulla mia bacheca, veramente un riscontro che non mi aspettavo. Hai visto, ti abbiamo stupito. Di conseguenza faccio i complimenti a TV6. Grazie, io dico grazie per tutti. I presupposti per diventare una grande emittente ci sono tutti. No, lo dico perché insomma penso di poter dire la mia in questo campo.
Sono contento per il presidente, sono contento per il direttore, sono contento per te Manuela. Grazie Marcello. Perché noi abbiamo fatto la prima settimana insieme. E ho subito capito che eri bravissima, che avevi i numeri per diventare adesso mi imbarazzo. Più brava di Antonella Clerici, te lo ribadisco. Sì. Non ti arrendere. Grazie Marcello, sei stato per me una fortuna. Grazie perché cominciare con staff, te. Al mio amico Claudio, al mio amico Antonio, tecnici che conosco da sempre, persone straordinarie ma soprattutto grandi professionisti. E grazie a te, guarda, sono senza parole perché veramente ci hai riempito di cose belle. Poi ovviamente c'è il sottobosco, Letizia. Il sottobosco. Salutiamo Letizia e Maria che sono in regia, perché senza di loro qui, no, eccole qui, non potremmo fare nulla. Ma soprattutto nulla. Mi hanno aiutato a tenere pulito il banco, che per me è una tragedia. Che non è cosa facile, Marcello, con no. te. Ma d'altronde il cantiniere purtroppo. E il cantiniere in effetti si sa, è un po', un po' cacciarone. Io direi da bocca alla pasta. È pronta? Sì. Benissimo, allora andiamo con la pasta. Chiaramente ne mettiamo un paio di porzioni. Beh, allora, visto che abbiamo messo la pasta però, Marcello, io approfitterei per andare a guardare i dolci di oggi con Pasticciando e quindi vai con la nostra scheda. Finalmente dietro le quinte della pasticceria Momenti di Dolcezza in compagnia di Pierluigi che oggi ci presenta un semifreddo. Pierluigi, questo semifreddo in cosa si differenzia dal classico gelato, dalla classica pasticceria? Allora, il semifreddo è un dolce, cioè la differenza dal gelato, il semifreddo è che praticamente il semifreddo non viene mantecato, non viene congelato mentre gira, cioè ha un altro sistema. Qui poi abbiamo sotto pan di Spagna, bagnato con liquore alla frutta, all'interno frutta e fuori una sorta di cremina inglese. Le cremine inglesi sono le cose che, cioè è un tipo di crema che non ha farina all'interno. Okay. E si distingue così. E come procediamo? Procediamo con la parte, metteremo all'esterno della granella di nocciole, perché secondo il mio parere la frutta sposa molto bene con questo gelato. Ah, quindi non è solo un fattore estetico come magari molti potrebbero pensare, è proprio un valore, un mix di sapori. Ok. E questa granella, niente, come si ottiene? Questa granella sono nocciole tostate. Ho capito. E chiaramente tritate. Certo. E questo secondo te insomma riesce ad addolcire un po' il sapore o forse il contrasto proprio con la frutta? Perfetto, il contrasto frutta e nocciola sposa bene, sposa molto bene. E dopo la granella immagino che andremo ad applicare qualche decorazione. Sì, io ho preparato dello zucchero cotto a 140 gradi, quello lì. Quindi cristallizzato, dico bene o no? Diciamo di sì. Ok. Quasi caramellato. E poi viene anche della frutta caramellata, sì. Giusto? Sì, perché lo zucchero colato sul ghiaccio crea quell'effetto lì. Bellissimo, di bagnato quasi, no? Quasi una roccia di zucchero. E la frutta caramellata serve perché questi prodotti poi andranno messi a meno 18, in negativo a meno 18. Quindi per conservarla un sì, po' per da renderla, fare un per po' renderla, protezione. Una sorta di protezione anche buona da mangiare perché poi alla fine ad addolcire la frutta. Si conserva sia bene d'aspetto che di sapore, sì. Anche perché a quelle temperature sarebbe difficile farle reggere. Sì, perfetto. Adesso andiamo ad applicare quindi la frutta? Quindi adesso prima mettiamo. Qui la differenza tra questi due zuccheri, questo qui è stato colato su del liquore e crea questa sorta di bollicine che andiamo a posizionare qui. Perfetto. Chiaramente il dolce è ancora molto freddo. È ancora molto fresco, quindi c'è difficoltà. Okay. Poi andiamo e poi applichiamo questi che io ho chiamato forse erroneamente cristalli di, sì, vabbè, di zucchero. Sono molto simili. Molto belli, anche molto scenici. Sì. Poi la cosa bella di questi prodotti è che non sono mai uguali, cioè ogni volta vengono diversi perché al momento della colata non ha una sorta di ricetta per farli sempre. Le forme sono casuali, sembrano quasi delle piccole statue, piccole. Sì. Sono sempre disuguali. D'arte. Adesso creiamo un piccolo fiore con il kiwi. Bellissimo, il kiwi.
chiaramente siccome all'interno abbiamo frutta, qui la decorazione sarà di frutta, certo, di frutta. Un richiamo al ripieno. La fragola chiaramente non può mancare. Sì, cercheremo di fare una piccola rosa, anche essa non è il periodo delle fragole, però la faremo. Sta sempre bene, penso che la fragola sia sempre un richiamo per tutti, no? Colorata, dolce. E questi semifreddi, diciamo, sono un po' la vostra specialità. Sì, sì, noi li facciamo di diversi gusti, cioccolato, pistacchio, amaretto. Cosa piace di più? Qual è il prodotto più richiesto? Adesso quello che va forte è la frutta, col fatto del caldo, del anche, caldo, soprattutto del caldo. Che ci siamo dimenticati che pur essendo, insomma, ormai finita l'estate, ci sono ancora temperature non troppo autunnali, quindi sì, sì, c'è ancora voglia di prodotti freschi e non troppo pesanti. Io sto creando un bocciolo che andremo a posizionare bellissimo al centro di questo fiore. Benissimo. Poi cosa facciamo? Gli diamo una piccola lucidata con del glucosio. Ah, ecco. Così lo rende appetibile, certo, no? Perché si fanno messi in vetrina, quindi. Giustamente, poi anche per conservarli meglio, no? Sì, sempre il solito discorso che vengono, certo, attaccati a temperature molto alte, allora per renderli sempre brillanti, no? Certo. È soltanto acqua e zucchero, niente di che. Quindi questo è il prodotto finito, vediamo questa frutta, vogliamo spiegare un po' questo procedimento della frutta un po' cristallizzata? Allora, la frutta cosa molto fa? Sempre lo solito discorso, cuociamo lo zucchero a 150 gradi e ci mettiamo dentro la frutta. Benissimo. Semplicissimo. Adesso ci presenterà altri prodotti di questa pasticceria, ovvero le torte fresche e le crostate. Prego Pierluigi, dici tu i segreti di questi dolci. Allora, le crostate sono, abbiamo la sbicciolosa, torta di mele, ricotta e crema, mm-hmm, e la torta di Loriana. Cosa consiste? Sì, allora praticamente i nostri prodotti sono senza grassi idrogenati. Tutto quello che noi facciamo, sia secco che fresco, è senza grassi idrogenati. Okay. Qui abbiamo la torta rosa del deserto con cioccolato, la sbicciolosa, qui abbiamo ricotta e mandorle. Insomma, c'è un po' una vasta offerta, andiamo, sì, molto sulla ricotta e molto sulle mandorle. Sì. Benissimo, noi ti ringraziamo, un saluto e ci vediamo. Torniamo in cucina con Marcello Schillaci, alle prese con pasta con tonno e alici. Abbiamo fatto un sugo con cipolla, poi abbiamo messo cipolla, aglio, una foglia di lauro facoltativa. E una foglia di alloro facoltativa. Facoltativa, abbiamo messo un pizzico di origano. Sì. Abbiamo fatto soffriggere bene bene le ricette, poi abbiamo aggiunto il tonno, abbiamo aggiunto la salsa. Allora vi ridò le dosi: 500 g di spaghetti, 200 g di tonno, 6 alici. Sono necessari olio, aglio, alloro, origano, cipolla, salsa di pomodoro e rosmarino? No, lauro. Ah, rosmarino non l'abbiamo messo per niente? No, in questo piatto no. Ah, in questo piatto no, mi sono confusa. Vabbè, è venerdì, ogni tanto è venerdì, succede anche questo. Allora, chiaramente spaghetti al dente. Certo, anche perché dobbiamo ripassarli in padella, quindi. Poi diciamo termina un po' la cottura. Sì. Poi questi della Regal sono veramente straordinari. Vero, dobbiamo dirlo che la pasta Regal veramente è da premiare, perché accontenta tutti i nostri chef e dobbiamo veramente dare merito alla Regal per la qualità dei suoi prodotti. E ci siamo quasi. Quasi. Ovviamente, ecco, Marcello, scusa, mi chiedono di far vedere bene a casa, magari, ecco qui, alziamo per mostrare gli spaghetti. Ma ce lo sai, questa settimana mi è piaciuta tanto perché hai fatto tutte cose che posso fare anch'io.
che non sono così difficili. Si tratta di cucina semplicissima, per cui niente di più facile che anche... È incoraggiante, sai, perché a volte di fronte a piatti molto lunghi e molto complessi, sai, ci si scoraggia. Invece questa settimana ho appreso tante cose da te e ti ringrazio per questo. Allora, andiamo ad impiattare. Un bel piatto di spaghetti con tonno e alici. Ovviamente arricchiti dal gusto di Marcello Schillaci. Veramente non può mancare il prezzemolo. Prezzemolo. Posso? E allora prendo l'ultimo piatto del giorno per adagiarlo sul nostro tavolo Ediglas Pomponi. Questa è la ricetta del nostro cantiniere, cuciniere Marcello Schillaci della cantina di Porta Romana di Teramo, un piatto con tonno e alici. Marcello, vengo a ringraziarti. Grazie Emanuela. Grazie a te per tutti i tuoi consigli, per insomma, tutte le belle ricette che ci hai regalato, e non solo per le ricette, ma per tutti i tuoi racconti e la tua esperienza. Io vado a salutare il nostro pubblico, rinnovando l'appuntamento per la prossima settimana con un nuovo chef, nuove ricette, ma sempre qui l'Abruzzo che cucina e sempre su TV6. Buon appetito a tutti. Ciao. Immergiti nella natura. Vieni a scoprire i Vivai Montini. Oltre 50.000 metri quadri di vivaio, produzione e vendita di qualsiasi pianta tu desideri. Inoltre, la possibilità di avere il giardino che hai sempre sognato. Progettiamo e realizziamo direttamente giardini grazie al nostro personale altamente preparato con più di 25 anni di esperienza. Vivai Montini. Idee verdi. Nel solco dell'autentica tradizione enologica abruzzese, che sa ancora di antico, Cantine Torri lavora le migliori uve per una produzione di vini di gran pregio. Montepulciano d'Abruzzo DOC e DOCG, Cerasuolo, Pecorino e Passerina Spumante. Vendita in tutto il territorio nazionale con consegne immediate. Venite a trovarci per assaggiare ed acquistare anche il nostro olio. Cantine Torri, appassionati per il vino dal 1966. Magic. Il gruppo Palestini da oltre 60 anni si occupa di produzione, lavorazione e del commercio di prodotti ortofrutticoli. Oggi l'azienda è leader di settore in Abruzzo e vanta 2 piattaforme di distribuzione all'ingrosso e 8 punti vendita al dettaglio specializzati. Siamo presenti con i nostri punti vendita diretti a Silvi, Villa Rosa, Pineto, San Benedetto del Tronto, Sant'Egidio alla Vibrata, Atri, Musciano Sant'Angelo, Nereto. Luce Arrosticini, azienda certificata CE, opera sul mercato da oltre 20 anni per soddisfare le esigenze dei consumatori di hotel, ristoranti, centri di distribuzione, supermercati e collettività. Luce Arrosticini effettua consegne con mezzi propri. Luce Arrosticini è a Castilenti e Marina di Città Sant'Angelo. Iper, la grande I, Pescara Nord. Conviene fermarsi. The Urio Kitchens.
Il Gruppo Quartiglia si posiziona come uno dei partner di riferimento per chi opera con professionalità e competenza nel campo della ristorazione commerciale e collettiva, dell'ospitalità e dell'enogastronomia. Il Gruppo Quartiglia è presente su tutto il territorio nazionale e ha iniziato a varcare i confini italiani servendo località come Monte Carlo, Nizza e Cannes. Il portfolio prodotti, suddiviso in 10 aree merceologiche, profondo, selezionato e costantemente aggiornato in base ai trend del mercato, annovera oltre 18.000 referenze fra alimentari e attrezzature. Quartiglia S.p.A. da oltre 25 anni al servizio del food service. Fantasia, fiori, piante e addobbi. La musica dei fiori per tutte le occasioni. Faded wedding photograph, you and me in our first dance. Our eyes are closed, we're lost in one sweet. Fantasia, a Teramo, via Duca d'Aosta 18.